Hai mai pensato che i muscoli facciali sono collegati con le tue emozioni? Proviamo a pensare un attimo. Quando siamo felici, facciamo e usiamo determinati muscoli facciali, creando anche determinate rughe, ad esempio le rughe del sorriso. Quando siamo arrabbiati, invece, usiamo un altro gruppo di muscoli facciali che vanno a creare altri tipi di rughe, ad esempio le rughe glabellari. Infatti, queste si chiamano anche rughe di espressione. Ma il concetto che voglio focalizzarmi oggi è un altro. Il nostro cervello sa che quando noi adottiamo determinate espressioni facciali, ad esempio angolini della bocca su, ovvero sorriso, equivale a felicità o qualcosa comunque che ci fa stare bene, è qualcosa di positivo. Al contrario, quando adottiamo espressioni in cui aggrottiamo la fronte, le sopracciglia, equivale a uno stato emotivo negativo, di rabbia, di preoccupazione. Ecco che se il tuo viso ha segni, rughe più marcate in determinate zone, probabilmente può indicare che tu adotti più determinati stati emotivi piuttosto che altri. Ma se noi iniziassimo ad allenare i muscoli e allenando gli angolini a stare su, a spianare la zona tra le sopracciglia, anche il nostro cervello interpreterebbe questo stato, questi movimenti facciali come qualcosa di positivo e quindi anche il nostro stato emotivo sarebbe migliore e noi staremmo meglio perché intanto perché quando ci guardiamo allo specchio e vediamo gli angolini che stanno su e che abbiamo un viso positivo, rilassato e sereno, anche noi di conseguenza ci sentiamo meglio e psicologicamente ed emotivamente. Al contrario, se tendiamo spesso a corrugare, imbronciare la bocca, a corrugare la fronte e a indossare espressioni che richiamano qualcosa di negativo, è chiaro che anche il nostro stato emotivo non può essere migliore, non può essere positivo, perché appunto i muscoli facciali sono posizionati e sono allenati a trasmettere qualcosa di negativo. Per essere più chiara, voglio farti un esempio. Immagina di vincere al Superenalotto. Cosa succede? Che automaticamente, quando guardiamo la schedina vincente, gli angolini della bocca si sollevano e anche il nostro stato emotivo ne consegue, quindi siamo felici, sereni, estasiati, euforici. Al contrario, se ci succede qualcosa di brutto, se sentiamo una notizia brutta, il nostro stato emotivo ovviamente si trasforma in tristezza e anche il viso adotta delle pose con i muscoli facciali che trasmettono tristezza. È quasi impossibile far sì che i muscoli non seguano le emozioni, perché se prendo lo stesso esempio, appena scopriamo di aver vinto il Superenalotto, è difficile fare una faccia triste e depressa, giusto? La stessa cosa se sentiamo, appena apprendiamo di una notizia, di un evento spiacevole, difficilmente ci verrà da ridere o saltare di gioia. Quindi questo per dirti quanto i muscoli facciali siano connessi con le emozioni. E quindi se noi trasformiamo i muscoli facciali in qualcosa di positivo e li alleniamo a stare su in una posizione positiva, ecco che anche il nostro stato emotivo può modificarsi e diventare più positivo, perché appunto il nostro cervello riconosce che se gli angolini stanno su vuol dire che siamo in uno stato di benessere e di serenità. Al contrario, se i nostri angolini tendono a stare giù e la corrugazione tra le sopracciglia è costante, il cervello percepisce che siamo in uno stato più negativo che positivo. Quindi impara ad indossare ogni giorno un sorriso, anche mezzo sorriso, e vedrai che il tuo stato emotivo migliorerà.